Ciao a tutti. E rieccoci qui con il vostro podcast preferito. In queste settimane, anche se le puntate sono state saltuarie, abbiamo lavorato moltissimo per dare valore a questo progetto. Nei prossimi giorni ci saranno interviste, talk, approfondimenti e tante altre cose che ti faranno dire: ah! Se hai dubbi, domande o scopri delle cose nuove sul digitale e su ciò che ci gira intorno, puoi iscriverti al gruppo Facebook di WeirdNet oppure alla community Telegram raggiungibile da fabio.media/community. Ah, dimenticavo. Io sono C4220, l'androide assistente di Fabio che lo aiuta nel suo laboratorio dove nascono le idee per WeirdNet. Attraverso community e prodotti editoriali, WeirdNet semplifica l'uso del digital, con percorsi unici, per rendere i suoi ascoltatori autorevoli e profittevoli con strategie efficaci, divertenti e creative. WeirdNet, siamo tutti connessi. Diecon. Fabio Mattis. Pensate veramente di essere immuni alla vendita? No, perché se siete sui social, alla vendita non potete essere immuni, né attiva né passiva. Diciamo che sui social ci sono due tipi di personaggio che possiamo invitare. Ovviamente questo è una mia... è un mio ragionamento anche confutabile, no? E anzi, se non siete d'accordo, siete invitati a dirmelo e a scrivere. Apriamo un dibattito sulla chat di WeirdNet, che è su Telegram, ed è WeirdNet, www.fabio.media/community, la community di WeirdNet. Ci sono due tipi di personaggio che possiamo incontrare sui social. Il primo tipo è il tipo passivo, cioè si iscrive sui social e visita i profili degli altri. Questa è una cosa, soprattutto, non è tanto su Facebook o su altri social che vanno per la maggiore, che si trova. In realtà si trova tantissimo dove creare il contenuto non è così immediato. Per esempio, YouTube è tempestato di profili non attivi, o meglio, che sono canali aperti di Tizio Caio Sempronio, che però usano YouTube come un po' come fosse una televisione praticamente. Non creano contenuto, ma usufruiscono del contenuto degli altri, e loggandosi si ha una tutta una serie di funzionalità che non loggandosi non si hanno. Penso per esempio la cronologia, il fatto di farsi suggerire dei video che potrebbero interessarvi e riprendere la visione di un video da un punto in cui si era lasciato e via dicendo, no? Tutta questa serie di cose che se non ci loghiamo non possiamo avere. Però quello è un tipo di persona. Oppure tantissimi sono iscritti ai forum per poter leggere quello che c'è scritto in forum. Guardate che i forum sono attivi, vivissimi, come il blog. Ogni tanto mi dicono: il blog è morto, no? Il blog vive ancora e combatte insieme a noi. Cambiano un po' le forme di comunicazione, quello sì. Però molti iscritti al forum sono iscritti soltanto per ricevere informazioni, non partecipano attivamente. Questo genere di personaggi in realtà non sono molto utili, però ognuno fa quello che gli pare. Non sono però molto utili alla crescita della community stessa, no? Anche per questo che sulla chat esorto sempre chi ha problemi, chi ha dubbi o chi ha scoperto qualcosa di scriverlo pubblicamente, perché è quello che fa crescere la community stessa, no? La condivisione di idee. Sottotitolo di WeirdNet, appunto, siamo tutti connessi. E vado avanti con questa risata.
fatto sta che questo è un tipo di personaggio. L'altro tipo di personaggio è quello che pubblica, scrive, dice cose. Ora, tralasciando forum, chat, quelle cose lì, andiamo più semplicemente sui social. Sui social, chi scrive, chi pubblica, che ne so, le proprie foto, pensate a Instagram, dove deve avere almeno un elemento multimediale per apparire, non puoi apparire solo col testo. Ebbene, se metti le foto, che ne so, delle tue vacanze, metti le foto di quando eri piccolo, metti le foto della festa che hai fatto con i tuoi amici ubriaco di birra, che ne so, tu in quel momento stai utilizzando qualcosa di tuo per dire al mondo: guarda, io mi comporto così. Stai dicendo al mondo: guardami, guardami, io sono questo, guardami. Perché questo? Ora, io non sono né uno psicologo né un filosofo, ci mancherebbe altro, certo. Mi faccio delle domande. Ho una bimba piccola. Chi ha bimbi piccoli, adesso mi è capitato anche di raccontarlo recentemente in una lezione, chi ha bimbi piccoli, cosa fa? Normalmente ha questi bimbi che fanno delle cose, magari anche azzardate certe volte, ma queste cose sono tutte finalizzate. Io vedo mia figlia, per esempio, che ha 2 anni, per essere guardati. Guarda papà, faccio questo, papà questo, papà questo, guarda, 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 sto facendo questo, sto andando contro le regole sociali della famiglia, no? Vado contro questa cosa qua. Oppure: guarda come sono bravo, brava, ho imparato a fare questa cosa, te lo faccio vedere, te lo mostro. In quel momento, no, mia figlia sta vendendo le sue capacità. E io ribalto questa cosa sui social. Anche se soltanto abbiamo dei profili personali in cui mettiamo le foto, le vacanze, eccetera, noi stiamo vendendo noi stessi, a parte il fatto di vendere, anzi regalare i dati al social, perché diciamo gusti, professioni, eccetera. Però proprio il fatto di essere sui social e di essere attivi sui social scatena questa cosa del guardami e del fatto che tutti in qualsiasi momento siamo venditori. Quindi, se tutti siamo venditori, basta con questa cosa di dire: ah no, io sui social no, non voglio vendere. Attenzione, per quanto io non sia un grande fan di un certo tipo di comunicazione, un certo tipo di digital, cioè quello che vuole che tutti quanti siano per forza sui social, no, non è assolutamente detto. Però il social è un canale, e se usato bene può essere un canale di vendita, e se usato con determinate strategie è un ottimo canale di vendita. Le tecniche che mi ingegno io a creare soprattutto sono volte a e non essere vincolati, sto per dire spendere il meno possibile, perché non è detto, però essere meno vincolati possibile dalle regole del social, crearsi una community propria che poi vive con le sue gambe, la piattaforma diventa una cosa di seconda, non di prima importanza, diciamo. Però la cosa importante, voglio dire, che noi siamo sui social per essere guardati, perché vogliamo che la gente ci guardi, o tutte le persone, il più possibile, o una determinata tribù, un determinato target. E in quel momento noi stiamo vendendo la nostra immagine, le nostre competenze, la nostra vita. E questa è una cosa che si può ribaltare, magari con un filo di strategia in più, anche sulle nostre attività. Perché se cominciamo a farci vedere le nostre attività rendendole attraenti, e quindi non è soltanto mettendo la promozione, lo sconto, quella roba, mettendo del valore. Cos'è che ci guarda? Sapete, una delle cose più guardate su Facebook per tanto tempo, adesso più non ho guardato più le statistiche, però per tantissimo tempo, sono molto le foto
personali, quelle delle feste, quelle dove dici: ma voglio vedere Fabio in quella condizione lì, che persona è, no? Perché tra l'altro non è neanche così importante. Ne abbiamo parlato l'altra settimana con la Nerda Consulta, non ho ancora messo online il podcast, però sull'immagine c'è immagine, c'è l'immagine quella coordinata, figa, eccetera, da mettere da negozio, eccetera, e poi ci sono le storie, che invece è il quotidiano, che non hanno bisogno di immagini così perfette, anzi l'imperfezione è la nuova perfezione, perché nell'imperfezione la gente si riconosce e vuole essere guardata. Quindi guardami è il segreto in questo momento, in questo il segreto, perché siamo tutti come dicevo prima, come dei bambini, facciamo questa cosa, dico guardami, e tu dici guardami alla gente, fammelo sapere. Io vi invito a iscrivervi, chi vuole. Adesso finalmente riuscirò a essere un pochino più costante con la chat Telegram. Su Telegram pubblichiamo praticamente quotidianamente delle cose riguardanti il digitale, cerchiamo di crescere insieme, nessuno è nato imparato. Io ci metto quel pizzico di esperienza in più, vivendo il mondo digitale da ormai 18 anni, però ognuno ha la sua esperienza. Come dico spesso e volentieri, non è detto che chi abbia esperienza digitale abbia esperienza nella comunicazione, sono persone, e lo vedete anche in chat, che fanno tutt'altro mestiere e sono bravissimi a comunicare. Perché? Perché parlano sempre di quella cosa che io ormai è il mio mantra, lo storytelling. E tra l'altro anche intenzione di mi piacerebbe a breve organizzare una tavola rotonda, quindi se c'è qualche operatore del settore della comunicazione che è interessato a partecipare a una tavola rotonda sullo storytelling, su come presentare tramite lo storytelling le proprie attività, mi contatti, perché se riusciamo a maggio facciamo questa tavola rotonda. Io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata. Questa settimana è veramente, c'è veramente di tutto e di più. Avremo da LinkedIn a la Nerda Consulta, qualcosa sugli schiavi professionisti, insomma, coach, no, di tutto. Sono veramente contento dell'evoluzione di We Are The Net. Ciao a tutti, noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, puoi seguire il podcast su Spreaker, YouTube, Spotify, TuneIn, iTunes o GoPod.me. We Are The Net by Fabio Mattis è la nostra pagina Facebook, ma siamo anche su Instagram e soprattutto su Telegram, dove abbiamo la community raggiungibile da fabio.media/community e dove puoi ascoltare anche gli extra e le puntate riservate. È tutto gratuito. Il nostro sito è www.wearethenet.it. We Are The Net. Siamo tutti connessi.